Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dall'Epistola ai Romani, capitolo 6, versetto 16. Siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. E ancora Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 36. Se dunque il Figlio di Dio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Esche. Quasi per ogni pesca occorre un'esca diversa, secondo il tipo di pesce, la stagione e anche il clima o l'ora del giorno. Il diavolo è un ottimo pescatore. Il cuore umano non ha segreti per lui e lui sa trovare per ognuno la tentazione appropriata. È per mezzo dell'orgoglio. Voi sarete come Dio che ha fatto peccare i nostri progenitori Adamo ed Eva. È col denaro che ha comprato la coscienza di Giuda e lo ha spinto a tradire il Signore. Vi sono esche appariscenti come l'alcol, la droga, il sesso depravato e molti sventurati ne sono schiavi. Poi ve ne sono altre più sottili, come una cattiva abitudine che bisognerebbe abbandonare o un legame che bisognerebbe rompere. Quando il pesce ha bocca, rimane ben attaccato all'amo e non è facile liberarlo. Anche la pesca subacquea ha il suo lato tragico. Il sub va a cercare la preda nel suo rifugio, la sorprende quando riposa sul fondo e la trafigge prima che questa abbia avvistato il pericolo. La pigrizia e l'ozio ci lasciano senza difese contro gli attacchi del diavolo. Satana pratica anche la pesca con la rete. Per paura di essere diversi dagli altri, potremmo lasciarci prendere insieme a loro dal peccato. Il peccato che così facilmente ci avvolge, è scritto in Ebrei capitolo 12 versetto 1. Il termine net o internet in inglese significa anche rete da pesca. Un semplice click e si può diventare preda del nemico. E quanto è difficile liberarsi. Stiamo in guardia. Satana è più forte e più astuto di noi, ma il Signore Gesù l'ha vinto e vuole renderci vittoriosi con Lui. Che il Signore ci benedica.